All'alba del 7 aprile iniziarono ad ammazzarci. Bersaglieri ci avevano divisi a gruppi di 5 e il fattore della Benedicta annotava diligentemente i nostri nomi. 15 gruppi, 75 ragazzi. E poi i contadini abbattuti nelle cascine, i casolari bruciati, la Benedicta minata e fatta saltare. Si era la vigilia di Pasqua e il Tobbio grondava sangue. Per fortuna molti partigiani, sfruttando la conoscenza del territorio, erano riusciti a filtrare tra le maglie del rastrellamento, ma per gli altri. 400 partigiani prigionieri vennero avviati alla deportazione. 200 di loro riuscirono fortunosamente a fuggire, mentre i loro compagni lasciarono la vita nei campi di sterminio. C'è una foto che continuo a guardare per non dimenticare i volti dei miei fratelli, scattata 12 giorni prima dell'eccidio, il 25 marzo del 1944. 38 ragazzi Serravalle scrive, il più giovane aveva 17 anni, il più vecchio 22. Erano tutti amici. A guardarli sembra una classe in gita. Invece erano i ribelli della banda Udino. Sorridevano all'obiettivo, i loro occhi erano pieni di vita. Esattamente nel mezzo, uno di loro sorrideva più di tutti. Era perfino allegro. Si chiamava Marco Guareschi, nome di battaglia Massimo. Aveva 22 anni.